Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di oggi. Nel 1951 arrivò il 13 al Totocalcio. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dei pronostici e della lingua italiana, destinata a durare oltre mezzo secolo. Ideata nel 1946 dal giornalista sportivo Massimo Della Pergola e ribattezzata dopo 2 anni Totocalcio, la schedina entrò subito nel cuore di migliaia di italiani che al bar e nelle case si ritrovavano a rispettare un rito di speranzosa attesa della domenica calcistica. I loro sogni di riscatto sociale e di una vita migliore erano legati ad un numero, il 13 appunto. La gente comune pensa soltanto a passare il tempo, chi ha un po' di ingegno a utilizzarlo. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere una particolarità tutta veneta. Sicuramente il Veneto è conosciuto nel mondo per record e primati. La Serenissima, ufficialmente Repubblica di Venezia, fu una delle più lunghe forme di governo della storia europea. Durò per 11 secoli, dal 697 al 1797. Fondata, secondo la tradizione, appunto nel 697 da Paoluccio Nafesto, nel corso dei suoi 1100 anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Nel corso della sua lunga storia, la Repubblica di Venezia assunse diversi nomi, tutti strettamente legati ai titoli attribuiti al Doge. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.